Noi siamo all'interno di una equazione in cui nel primo membro c'è tutto in potenza e nel secondo c'è tutto in attratto. Quindi esiste il destino di quanto è tutto già in atto. Noi stiamo semplicemente osservandolo e facendolo nostro, più o meno. Di conseguenza, noi abbiamo singolarmente il compito assunto dall'essere fondamentale che è comune a tutti quanti noi, di essere entrato in noi questo essere fondamentale, avere assunto la croce relativa a quanto previsto per ogni personaggio, per la vittoria assoluta da conquistare attraverso il libero concorso spirituale di ogni personaggio, in quanto l'essere fondamentale messosi in croce nel singolo personaggio, grazie all'iniziativa spirituale del personaggio, deciderà, eleggerà il Dio relativo a quanto ciascun personaggio ha avuto in concreto nella sua vita, escludendo quelle cose che non sono state avute, perché se in una certa vita non sono messi dei valori, non si può essere giudicati in base ad altri valori. Per questo Dio assoluto assegna a ogni suo figlio, ossia ad ogni se stesso che ha assunto la croce nel personaggio figlio, per questo il Dio assoluto assegna ad ogni figlio la libera scelta, perché il figlio conosce esattamente le cose determinate e osservate nella sua vita ed è in base ad esse che liberamente sceglierà di bussare come vorrà per l'assoluto superamento di quel limite. Di conseguenza il giudizio universale è questo: siamo in una creazione in cui è compreso tutto il possibile e diviso per individui, per personaggi. L'essere si ripartisce tra tutti i personaggi possibili al fine di avere una vittoria assoluta ottenuta liberamente dal libero arbitrio concesso ad ogni personaggio di decidere a sua esclusiva intenzione il Dio della sua salvezza. Ogni Dio della salvezza di ogni persona sarà poi fuso nell'insieme di tutte le persone e ciò sarà proprio la salvezza assoluta che l'assoluto otterrà proprio tenendo conto del relativo. Quindi il giudizio universale è di una salvezza assoluta e generalizzata e ottenuta attraverso il libero concorso di ogni soggetto vivente. Quindi vi saranno infiniti paradisi personali in cui il mio io, a suo esclusivo giudizio, farà esistere e rivivrà tutto il possibile per come è inserito in tutti i casi possibili. Ciascuno di noi avrà come paradiso la libera compilation di tutto il bene che esiste in ogni possibile personaggio vivente. Poi vi sarà un livello integrale in cui ogni libero soggetto potrà accedere anche alla esperienza altrui, proprio recuperando la comune essenza
che esiste in ciascuno di noi e ci fa tutti parti di un solo uno.